Buongiorno ragazzini. Allora, scusate il ritardo, ma mi hanno cambiato l'orario, devo scendere alle 6. Allora, mi sto preparando. Qui c'è Lilli. Mo ce ne va a prendere un caffettino di Lucia al bar. E poi si scende. Stasera. Un attimo. Dopo. Buongiorno ragazzi. O meglio, buonasera, ormai è già tardino. Comunque. Lilli è quella sempre che dove c'ha occhi dico c'ha il musetto. Sempre con questo muso ovunque. Io, allora Saverio è già andata a lavoro. Lilli sta giocando con la mia pantofola. Lilli gioca. Saverio, stavo dicendo, è andato già al lavoro. E io ho impastato i miei figli. Cosa sarebbero i miei figli? Dai che lo sapete. Sono i miei panini. O paninazzi, come li volete chiamare. Il discorso dice sempre panini, pasti, certo. Perché al lavoro Saverio si porta i panini. Mica si può portare mica la pasta, no? Niente, ora mi faccio un po' di scartoffie, di documenti, mi aggiusto un po'. Prima che inizia Masterchef. Solo che sono rimasta un po' malino. Perché in un volantino, e non faccio vedere di dove, anche se si capisce, visto già il vincitore. Siccome mancano ancora almeno quelle 4-5 puntate, vedere già chi ha vinto. Oddio, Saverio già l'aveva intravisto su internet. Ha detto, vedi che vince. Non ve lo dico perché se lo state vedendo anche voi. Anche se so, immagino che aspetta. L'italiano io non sono tanto bravi, sono più brava con le materie matematiche, scientifiche, informatiche. Allora, anche se so che anche voi l'avete visto sicuramente questo volantino. Niente, sono rimasta delusa perché uno, Lilli, ecco, guardate come si prende le coccole, si prende le coccole, se ne va dalla telecamera, però l'importante è che prenda le cocco. Niente, sono rimasta delusa sia perché non lo volevo sapere, che no, se no, che cosa lo sto vedendo a fare Masterchef, e poi non volevo che vincesse lui o lei. Niente, sono rimasta un po' delusa. Però lo continuerò a vedere per prendere spunto delle ricette. Beh, fatemi fare un poco di documenti, va, mentre vedo un po' di televisione. Ta-da! Cena di stasera. Insalatona! Sì, volevo rimanere un po' più leggera. Caspita, un po' di insalata con tutto un po' di... Guardate qua, c'è il formaggio, c'è il simmental, c'è il tonno, ci sono due varietà di olive, c'è il würstel, il mais, ragazzi. Beh, io mi sto vedendo Masterchef, vabbè si vede però è Masterchef, i panini lievitano. E tra un po' li infornerò. Buon appetito! È arrivata l'ora di andare a letto, però non prima di non farvi vedere, eccole, i miei paninazzi già pronti, dove una busta la rimango fuori, che l'altra metti in frigo, conserva meglio. Dai giù, sta meglio. Invece l'altra la rimango fuori in modo tale che se Saverio ha fame può mangiare qualcosa e che non si dice che non lo penso, come dice lui. Niente, ho appena finito di stendere le robe, la lavatrice, ditemi voi che non era proprio una lavatrice, guardate, cioè si può, ho riempito due stendini, si può.
Vabbè, meno male che ce l'ha lavatrice di 9 kg, meno male. Comunque, c'è Lilly, che è la mia guardia del corpo. Perché anche se sto sola non sento che sto sola, perché lei è sempre con me. In qualsiasi punto della casa io vado, lei è sempre dietro di me, sempre vigile, qualsiasi movimento che faccio, lei è la mia ombra, è diventata praticamente la mia ombra. Poi non vi dico quando sente rumore di busta, lei crede di mangiare, lei si piazza vicino a me. Guarda, poi vabbè, odia la telecamera perché non vuole tanto partecipare. Ah, stai salutando? Dai la buonanotte, dai. Ah, sta guardando qua. Guardate. Guarda qua e lì. Guardate. Non è per te. No. Stai giù, dai. Stai giù. Crede chissà che cosa gli sto dando. Pozzettona, dai, dalla buonanotte, dai. Che c'è? 5? Buonazzona, non c'ho niente in mano, che cosa vuoi? Vabbè, si credeva che io avessi qualcosa in mano da potergli dare. Comunque niente amici, buonanotte a tutti, tanto sapete già quello che dovete fare, è inutile che ve lo dico. Ciao ciao a tutti amici, buonanotte, ciao! Sì. 4:28. Ah. Allora so ben... che sta qua? Cioè che senso ha mettere un piatto sopra l'altro foto? Vabbè, stavo dicendo, sono venuto. Ho sceso a lei, sono salito, poi mi vado a fare una bella doccia, bella, che ho i capelli all'olio di cocco, e poi vado a Nina, ragazzi, oppure non lo so se faccio tutta una tirata fino a domani mattina e dormo nel pomeriggio, boh. Che di sonno poi, cioè, alle 4:30 vieni, che ti metti nel letto. Fino a quando vai un po' al computer, ti vai a fare la doccia. Cioè, vabbè ragazzi, iscrivetevi, condividete, mettete un mi piace e basta. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao Lilly, buonanotte. L'ho scesa e stava giù una specie di pitbull. Minchia, ho fatto in tempo. Ehi! Ho fatto in tempo ad entrare nel portone. Ciao ragazzi.